puntata di edili.com cerchiamo di fare il punto sul decreto rilancio, uscito in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, e sul nuovo bonus casa, che prevede la riqualificazione del tessuto residenziale a costo zero con incentivi al 110%. Fine del lockdown e ripresa del lavoro, anche del lavoro edile. Quali misure? Nel decreto rilancio, perché è di questo che ha bisogno il nostro paese dopo questo durissimo colpo, sono contenute misure importanti proprio per dare fiato all'economia e sostenere l'occupazione. Innanzitutto c'è questo ecobonus e sisma bonus che incentiverà tutti quei lavori di ristrutturazione e di adeguamento alla sostenibilità ambientale di edifici pubblici e privati che spero riattiveranno appunto il settore dell'edilizia e dando quindi grande respiro all'occupazione. Vogliamo anche fare un successivo decreto di semplificazione per sbloccare tutti quegli investimenti e quelle risorse che sono già stanziate per attivare grandi e piccole opere. Quando dico piccole opere intendo anche quei lavori immediatamente cantierabili da parte degli enti locali. L'altra cosa che credo sia prioritaria in questa fase è sostenere la formazione delle persone che sono in cassa integrazione o in esubero e attraverso i fondi SPAO, i fondi interprofessionali, potranno essere formate per sostenere, diciamo, in modo innovativo l'azienda, oppure per essere poi accompagnate verso una nuova ricerca di lavoro. Si discute in questi giorni di una norma che riguarda la responsabilità civile dei datori di lavoro. Ce ne può parlare? Abbiamo voluto inserire nel decreto liquidità che stiamo votando una norma che tutela non solo la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, ma anche la sicurezza dei datori di lavoro che rispettano i protocolli siglati appunto al Ministero, ma anche disposti dalle regioni o da accordi sindacali e con le organizzazioni datoriali. Credo che questa norma sia davvero importante perché nella fase 2 noi dovremo saper tenere assieme sicurezza dei lavoratori, ma anche dare spinta e coraggio a chi vuole sostenere l'economia del paese. Parliamo dei nuovi incentivi al 110% per l'efficientamento sismico ed energetico degli immobili. A chi sono rivolti e come funzionano? Allora, questi incentivi, definiti dal decreto rilancio, sono rivolti ai condomini, alle persone fisiche proprietarie, ad esempio, di unifamiliari, se parliamo di abitazione principale, ma anche le seconde case se sono all'interno di condomini, agli istituti autonomi di case popolari e alle cooperative di abitazione. Questi sono i beneficiari. Gli interventi che si possono realizzare sono interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico su edifici esistenti. Si può intervenire sull'involucro dell'edificio, sul cosiddetto cappotto termico. In questo caso la spesa massima ammissibile per la detrazione è di 60.000 euro. Quindi faccio un esempio pratico. Se per realizzare un cappotto termico su un edificio esistente l'intervento costa 60.000 euro, la corrispondente detrazione d'imposta, essendo del 110%, ammonta a 66.000 euro, quindi è evidente l'opportunità che viene offerta da questa normativa.
Questo è un bonus previsto per condomini o per chi è proprietario di un intero edificio, perché si raggiungono meglio i requisiti richiesti dalla normativa. Che poi sulla parte, diciamo, di riqualificazione energetica chiede il miglioramento di due classi e invece per il rinforzo sismico, diciamo, è abbastanza aperta. Ora, è chiaro che una unità immobiliare fa più fatica ad accedere a questo bonus casa, bisogna però costruire delle relazioni e delle conoscenze perché il mercato si organizzi per portare questo intervento a costo zero all'interno delle famiglie. Vi faccio due esempi. Se avessimo un edificio con 4 unità immobiliari e facessimo al proprio interno 3 interventi di riqualificazione energetica riguardante l'involucro, riqualificazione energetica riguardante l'impiantistica e riqualificazione sismica, per un edificio con 4 unità immobiliari il massimale che questo bonus riconoscere sono di 750.000 euro, quindi un valore molto molto importante. Se andiamo su un edificio di 20 unità immobiliari addirittura di 3.700.000. Questo significa che la famiglia ha due strade. La prima è: c'è un bonus di 110%, anticipo i costi dell'intervento per la mia quota parte e ogni anno mi detraggo dalla mia IRPEF l'importo annuale previsto dalla legge. È una strada. La strada molto più conveniente invece è la seconda, ed è quella da sponsorizzare a livello paese, cioè io posso fare l'intervento, cedere l'intero credito, l'intero incentivo o all'impresa o alla banca, e il mio intervento è a costo zero e poi l'impresa recupererà questo credito in 5 anni. Perché 110%? Perché se 100 euro è il costo dell'intervento, quindi 90 più 10 di IVA, noi abbiamo che il 10% in più del bonus va a recuperare sia l'IVA anticipata che gli oneri finanziari. Quindi, diciamo così, non ci sono alibi, bisogna che noi comunichiamo alle famiglie che c'è possibilità di fare un intervento a costo zero, le imprese si stanno organizzando sia singolarmente sia attraverso relazioni con le banche, ci sono anche le utilities, vengono allargati il mercato non solo alle utilities ma anche alle imprese. Ci sono imprese che stanno già proponendo accordi a condomini per dire alla famiglia: ti faccio un intervento a costo zero a patto che tu mi ceda tutto l'incentivo. La possibilità di cedere il credito non solo all'utility, alle banche, ha dato la possibilità anche al tessuto di piccole e medie imprese di organizzarsi. Tocca solo a noi, entro il 2021 noi possiamo, diciamo così, emettere le fatture che poi vengono riconosciute dal bonus. In 18 mesi noi possiamo prevedere di, come dire, aprire una stagione di riqualificazione molto molto importante. Possono beneficiare di questi bonus anche i proprietari di singoli appartamenti? Certamente il bonus è cumulabile, nel senso che il singolo proprietario può beneficiare della detrazione per i lavori fatti sulle parti comuni del condominio, ma se in maniera individuale vuole ad esempio cambiare il proprio impianto, vuole sostanzialmente cambiare gli infissi eccetera sul singolo appartamento, lo può fare. Le due detrazioni sono tra loro cumulabili. Il provvedimento è sicuramente un provvedimento da lodare, da apprezzare, che l'ANCE attendeva da moltissimo tempo. Chiaramente, essendo una norma e nello specifico un decreto legge, abbiamo già predisposto una serie di emendamenti da presentare adesso durante l'iter di conversione del decreto. E, in particolare, diciamo che la piena applicazione di questo decreto ci sarà nel momento in cui le banche saranno pronte a partire, quindi pronte ad accogliere le richieste per la cessione del credito d'imposta, perché il ruolo delle banche e degli istituti finanziari in generale in questo provvedimento è un ruolo chiave, perché sono loro che di fatto vanno a sovvenzionare l'intera operazione. La
La struttura che oggi esploreremo nel nostro viaggio virtuale in giro per il mondo è il Gateshead Millennium Bridge nel nord-est del Regno Unito. Si tratta di un ponte pedonale lungo 126 metri con un sistema di alzata per far passare le imbarcazioni in transito sul fiume sottostante e in concomitanza un curioso meccanismo di inclinazione su un lato. Il Millennium Bridge è un nome che può confondere perché esistono almeno 6 ponti in Inghilterra e anche altri in giro per il mondo con lo stesso nome. Nel nostro caso però si tratta di Gateshead Millennium Bridge, un ponte pedonale mobile nel nord-est dell'Inghilterra che attraversa il fiume Tyne, collegando la città di Gateshead a sud con quella di Newcastle-sul-Tyne al nord. A volte viene chiamato anche il ponte dell'occhiolino, a causa della sua forma e del meccanismo di inclinazione che assomiglia un po' ad una palpebra che si apre e si chiude. Il ponte è costituito da una coppia di archi in acciaio, dove il primo diventa una pista ciclabile pedonale e il secondo è un arco di supporto strutturale di bilanciamento. Un sistema idraulico ed elettrico ruota l'intero ponte attorno all'asse orizzontale su dei cuscinetti con un angolo di 40 gradi per consentire il passaggio di navi e imbarcazioni alte fino a 25 metri. Il ponte si inclina come una struttura rigida, unica, mentre l'arco si abbassa, il sentiero sale, ciascuno controbilanciando l'altro. Il ponte è lungo 126 metri e largo 8 metri, pesa oltre 800 tonnellate e la sommità dell'arco si trova a 50 metri sopra il fiume. È sicuramente una di quelle costruzioni che nel tempo finiscono per diventare delle icone urbane, legando spesso alla loro fama il nome della propria città. Continuate a segnalarci gli edifici che vi interessano scrivendoci una mail all'indirizzo stampa@edili.com. Gli allievi degli istituti professionali potranno quindi tornare a fare una formazione, soprattutto la pratica, presso le aziende, presso gli enti del territorio? Per i percorsi di FP regionale noi abbiamo inserito nel decreto rilancio una norma che prevede il riconoscimento innanzitutto dell'anno scolastico. In questo momento, fino alla fine dell'anno scolastico, io credo che sia bene che la formazione sia fatta a distanza. È importante ancora in questa fase cercare di tenere grande attenzione alle misure di sicurezza e al distanziamento delle persone. Dunque, in questo momento sia percorsi di alternanza scuola-lavoro che percorsi di formazione professionale, è bene che innanzitutto lo Stato li abbia riconosciuti, dando quindi validità anche ai percorsi di istruzione e di formazione professionale, perché i ragazzi non perdano l'anno a causa di questa crisi pandemica, ma soprattutto che possano continuare anche con la formazione a distanza. Nell'ampia gamma di corsi offerti da IPLE, ora nella modalità di videoconferenza, vi segnaliamo venerdì 5 giugno l'aggiornamento parziale sicurezza lavoratori settore costruzioni, rischio alto, modulo rischio biologico coronavirus, la gestione del luogo di lavoro. Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni per il corso in avvio lunedì 8 giugno in modalità videoconferenza sincrona, l'aggiornamento parziale per coordinatore alla sicurezza RSPP-ASPP, la progettazione e la gestione della sicurezza con il supporto di strumenti digitali e software. Per contattare l'Istituto Professionale Edile di Bologna e avere informazioni sui corsi, seminari e le modalità di partecipazione si può consultare il sito edili.com, dove attiva una sezione dedicata interamente all'emergenza Covid-19 con documenti e consigli utili a imprese e lavoratori per garantire la sicurezza e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro del settore edile. Potete inoltre consultare le pagine social Facebook, Instagram e LinkedIn dell'IPLE, sempre aggiornate e ricche di nuove rubriche, e rivedere le puntate della trasmissione su YouTube al canale Edilicom.